Buonasera a tutti, e io mi accodo a tutti i ringraziamenti e naturalmente ringrazio la società Olmo Ponte, i genitori, tutti i partecipanti, però permettetemi in pubblico anche di ringraziare Giorgio Cerbai, perché il mio percorso nel mondo dello sport è partito da lui insieme a dei progetti altrettanto importanti, e quindi mi fa piacere condividere anche la realizzazione di questo. Lo psicologo nella scuola calcio è stato un progetto impegnativo perché eravamo in un periodo particolare. A livello personale penso che qualche sessione l'abbiamo fatta anche in sala parto, non lo so perché io avevo appena partorito o qualcosa del genere. E quindi la bambina piccola, però i genitori sono stati pazienti e i ragazzi lo stesso. Il gruppo dei ragazzi era abbastanza piccolo, ma molto incuriosito, motivato e dotato di una grande educazione, quindi pubblicamente faccio i complimenti ai genitori. I genitori è stato un gruppo altrettanto piccolo ma attivo, interessato a tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Gli istruttori numerosi e altrettanto motivati a seguire la formazione. Abbiamo trasversalmente toccato tanti argomenti importanti, dall'uso delle tecnologie, quindi tutto ciò che anche il lockdown ha portato nella esasperazione dell'utilizzo della tecnologia, inclusi i pericoli del web, dei quali sono formata in ambito della psicologia criminale, investigativa e giuridica. Quindi abbiamo toccato tutti i temi che riguardano i nostri giovani, ma soprattutto abbiamo tenuto un continuum in quello che è l'argomento dell'inclusione e dell'integrazione. Quindi lo sport, nominando anche la Carta dei diritti del bambino, coniata appunto dall'Unione dei diritti umani, quindi dall'Unione Europea, abbiamo estrapolato tante informazioni utili da poter riportare all'interno del nostro progetto. Innanzitutto lo sport è uno strumento educativo a vari livelli, psicologico, emotivo, comportamentale, motorio, e soprattutto è un fattore di protezione, perché gli studi di psicologia ci dimostrano che chi in qualche modo fin da piccolo è in grado di partecipare attivamente e costantemente a uno sport riesce a sviluppare delle soft skills, quelle competenze che ci aiutano poi a diventare degli adulti più efficaci ed efficienti. In questo caso la competenza che ci è stata più a cuore è quella della resilienza, la capacità di superare gli urti della vita che i ragazzi in questo momento hanno sicuramente trovato nel loro percorso con le scuole chiuse, con la chiusura delle società sportive, quindi tanti momenti di solitudine e di isolamento sociale. Quindi abbiamo contribuito a creare uno spazio, abbiamo costruito anche una chat attiva per i ragazzi stessi che si potessero sentire meno soli, con gli istruttori che potessero dare anche allenamenti ed esercizi in maniera divertente. Però la serietà del percorso è stato un impegno a livello sociale per quanto riguarda tre livelli: istruttori, genitori, quindi famiglie e figli, e abbiamo parlato di tanti argomenti che hanno riguardato a volte anche nello specifico certe problematiche che potevano insorgere in quei mesi difficili. Quindi io mi sento onorata di aver dato il mio contributo e ho ricevuto tanti feedback e costruttivi, e vi prometto che sarò in grado di migliorare ancora di più il percorso se continueremo questa avventura insieme, con l'aiuto di tutta la squadra naturalmente, che ringrazio. Di nuovo grazie a tutti.